8 settembre nella splendida cornice del chiostro di Santa Chiara torneranno, sarà il momento delle nostre questioni meridionali. Abbiamo messo insieme più linguaggi, da quello della musica a quello della fotografia a quello della narrativa. Ci sarà per la prima volta in capitanata il giorno 7 settembre, sabato, Stefano Benni, che incontrerà i lettori per parlare della sua produzione narrativa e chissà quali altre sorprese. Prima dell'intervento di Stefano Benni inaugureremo il nostro festival con una mostra fotografica a cura di Emergency, che illustra un po' l'operato del lavoro di Emergency nelle nostre campagne di capitanata. Alle 10 sarà la volta della musica siciliana, del folk siciliano, riprendendo un po' lì dove avevamo iniziato 2 anni fa col concerto degli Accura, del folk siciliano di Mimì Sterrantino e degli Accusati. Il giorno 8 invece proseguiremo il nostro viaggio che arriverà fino a Taranto e nella provincia salentina grazie alla presentazione del libro Ilva Comizi d'Acciaio, quindi rimaniamo nella Puglia operaia e industriale. Il libro di Carlo Gulbitosa e Cangiano, che è una graphic novel molto, molto bella sull'Ilva, e toccheremo poi a seguire alle ore 22 il concerto dei Bunda Move, che è un po' il gruppo rivelazione dell'estate, protagonisti al Parco Condor dell'apertura di Manu Chao, del concerto di Manu Chao fino a quest'estate all'esibizione sullo stage delle Puglia Sound allo Ziget Festival, forse il festival più importante d'Europa. A introdurre la giornata dell'8 settembre, di domenica 8 settembre, sarà la mostra fotografica, in realtà Fumetti sostiene Sankara, curata dall'associazione Amanda e da Cangiano. Vi aspettiamo il giorno 7-8 settembre, perché qua il sole non scalda, qua il sole brucia.